Non si vede niente, ma buongiorno. Guarda l'amor sole. Sono esattamente le 7 di mattina. Già così fa ride. Belle. Let's go, andiamo, andiamo, andiamo. Buongiorno, madre. Appena arrivato in aeroporto ho imballato la mia valigia perché ovviamente è il mio terrore. Sempre qui, enorme, lo sapete. Ho passato i controlli e ogni volta vorrei sempre mettere il telefono che riprende quando passa sotto. Ho sempre paura che tipo qualcuno mi sgama, qualcuno mi dice qualcosa. Devo fare il nuovo tacchino perché sennò tra un po' casco per terra a fare lo Swiffer a pulire i pavimenti. Comunque, come potete ben leggere dal titolo, sto andando a Barcellona per raccontarvi molto rapidamente un aneddoto accaduto appunto a Barcellona. Sono partita con la scuola per andare a Valencia. Quando siamo tornati abbiamo fatto scalo a Barcellona, quindi non sono mai uscita dall'aeroporto, non l'ho mai vista. Poi, io ho già detto l'altra volta nel video di Malta, soffro di migrani. Il sfogo più grande ce l'ho avuto appunto quando sono atterrata a Barcellona. Sono letteralmente svenuta. Ovviamente, siccome l'Italia non si smentisce mai, l'aereo è in ritardo. Situazione attuale, sono appena atterrata, non sento assolutamente niente. Abbiamo compreso che il problema è Barcellona. Dimmi che è uno scherzo, la mia valigia non esce. Dimmi che è uno scherzo, per favore, dimmelo adesso. Il mio incubo più grande si è realizzato per la seconda volta nella mia vita. Ho perso la valigia una volta in Brasile, adesso l'ho ripersa un'altra volta. Ho parlato con l'uomo della compagnia, mi ha detto di fare reclamo attraverso questo QR code e mi ha detto che teoricamente dovrebbe arrivare alle 4 qui in aeroporto. Ho inserito l'indirizzo sbagliato, ovvero quello mio a Roma, però comunque ha detto che l'avrei ritirato qui all'aeroporto. Sono riuscita a cambiarlo e lui aveva detto che non potevo più cambiarlo, quindi questo è per te, amico. Ho il tracciamento della mia valigia che non è stata ancora trovata. Ho deciso di andare in albergo. Senza vestiti. Sarà molto divertente. Sono arrivata in albergo. Shh. Devo stare zitta perché alcuni possono star dormendo. Bella, mazza, non si vede niente. Questa è la porta. Qui abbiamo il nostro amato, vabbè, quello. Questo si apre in modo stranissimo. La porta è a specchio. Questa sono io. C'è il lavandino che è collegato alla camera. Qui c'è la doccia. Qui altre cose che non mi servono. Qui ci sono tutte le cosine tipo caffè, roba del genere. C'è il letto. Televisore. Questo è il posto dove teoricamente dovrebbe stare la mia valigia. Ma non c'è, quindi apriamo. Vediamo. Sono anche vestita leggera. Vabbè, tanto arrivo in albergo, mi cambio. No! Mercatini di Natale e alla Rambla. Ho preso questi che sono i ravioli, quelli cinesi con i gamberi però fritti. I classici moscardini. Assaggiamo, aspetta. Buonissimo. Super approvato. Assaggiamo i moscardini. Buoni, però in Italia ne ho mangiati di migliori. Mangia troppo in sto posto. Questa è un'impanata di patate di jamon iberico. Studenti, comprami dei trucchi per sistemare questa cosa che ho in faccia. Lo sento più di gambe, quanto sei cammino dentro sta città, oh. Non è 10 di notte, cioè sono entrata in albergo tipo alle 8 e mezza, no? Però addormentata, proprio collassata. Mi sono svegliata, valigia è viva. È arrivata tipo un'ora fa a Barcellona. Dovrebbe arrivare dalle 9 entro le 16. Speriamo bene. Buongiorno amici. Dovrebbe arrivare oggi. Più felice di rivedere la mia valigia che di vedere la città. Mentre ho ordinato dei churros. Mamma mia. Buonissimo. Il mio outfit di oggi l'ho comprata ieri. Questa tuta già ce l'avevo, per fortuna. Quello l'ho fatto con i trucchi che ho preso ieri. Questo gloss, che ho un correttore che comunque mi serviva, spugnetta e un mini mascara. Ho comprato anche questa tuta di Chicago Bulls, che a Roma non avevo mai visto. E anche questo cappello, se lo metterò. Ci sta? Non male. Finita in un parco dove ci sono solo persone che fanno skate. Guardate che figo. Infatti io sono intollerante al lattosio, al glutine, ho preso una burrata che è più grossa della mia faccia. Ho mangiato questi spaghetti. Che c'è dentro? Calamaro, meno di seppia. Meno di seppia. Lingua. Sembro morta. E che bello? Famiglia Guay, che è la famiglia che ha preso 40 ettari in una zona qua sopra Barcellona, questa godì di, diciamo, di fargli la parte architettonica, quindi il suo stile in questi 40 ettari suoi. Però è morto facendo la Sagrada Famiglia. È un'opera incompleta. Questo vedi anche adesso, tipo le gru, le cose così sulla Sagrada Famiglia. Perché la stavano rifacendo? La stanno completando, la stanno finendo. Ah, ok. Per diciamo, per concludere l'opera da lui iniziata. È lei. Fai capire l'emozione. Piccolina mia, tutto a posto, non sono riuscito a niente. Para arriba, para abajo, para el centro, para dentro. E gol. Sì!
prossima. Sono tornata in albergo. Domani tornerò in Italia, però ho messo la sveglia alle 7:30 perché non ho praticamente visto niente. Detto questo, buenas noches. Buongiorno amici, ho messo la sveglia alle 7:30, l'ho sentita, mi sono svegliata, avevo ancora sonno. Sono le 9 e mi ruote perché volevo essere già in giro. L'obiettivo di oggi è vedere almeno la Sagrada Famiglia, il Park Güell, farsi il tatuaggio, fare almeno la metà dei regali. Non avete idea di quanto è grande la Sagrada Famiglia. È enorme. La parte è bellissima, ma è gigantesca. Questa è la facciata. Farei un sacco entrare. Non ho il tempo materiale, purtroppo. Assurdo, raga. Assurdo. Guardate che carini i bambini in gita. Ciao. Sono entrata in questo negozio tipico. Vorrei fare tipo dei pensierini. Sono un sacco di cose. Tutta questa busta ci sono metà dei miei regali di Natale. Sono arrivata al Park Güell. Hola. Hola. Non la faccio più. Sono arrivata a Plaza de Catalunya. Pazzozza. Sto andando a tatuarmi. La tradizione non si smentisce mai. Hola. Tengo una cita, nombre Jasmine. Scusate l'interruzione di servizio, mi sono dimenticata di farvi vedere il tatuaggio perché mi chiamano Dori, quindi lo trovate su Instagram, amatemi lo stesso, vi amo, ciao. Sono arrivata in aeroporto. Questa è iconica, però sono passata, tutto a posto, non ha suonato niente. Mi dicono di separare il computer dall'iPad, quindi riesco, li separo, mi passo, suono, ma ero esattamente tale quale a prima. È bollente, sto sudando, vi giuro. Al momento della verità, la mia valigia sarà arrivata o no? Lo scopriremo a breve. Che emozione, la mia valigia! Sono emozionatissima, mamma mia! Sono tornata a casetta. Solo che in realtà non doveva finire così, con me tutta sfatta, un accappatoio. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima avventura.